Salve, buongiorno, mi presento, sono Luisa Scotto di Frega, per gli amici Lisa, sono un'avvocata e sono una candidata della lista Ora Monte di Procida con Salvatore Scotto di Santoro, sindaco. Vicino a me c'è una faccia poco nota dello scenario politico montese, Rocco Assante di Cupillo. La scelta di candidarsi in questo momento storico che sta vivendo Monte di Procida è sicuramente un forte atto di responsabilità. Diciamo che le condizioni in cui versa il nostro paese sono sotto gli occhi di tutti e sono oggettivamente diciamo, negative, sia sotto un profilo economico che dal punto di vista ambientale e sociale. Sotto gli occhi quasi di tutti, perché in realtà, Giusto. secondo gli ex amministratori, l'ex sindaco e la sua squadra, Monte di Procida non ha nessun problema, è il comune gioiello e faro dei Campi Flegrei e chiaramente, insomma, hanno qualche problema, diciamo così, a interfacciarsi con la realtà, perché è evidente che le cose non stanno in questo modo. Con le reali criticità che dobbiamo vivere ogni giorno, basti pensare, insomma, ai luoghi di aggregazione che sono stati Esatto. chiusi. Secondo il nostro punto di vista, diciamo, un'amministrazione che non solo non incoraggia, non stimola l'aggregazione, ma addirittura la impedisce, chiudendo inspiegabilmente alcuni siti che sono esistenti. Però l'ex sindaco l'altro giorno ha detto che nei primi, pure il vice sindaco, hanno detto che nei primi 100 giorni riapriranno il Parco del Benessere, Torre Ci Fu. chiediamo come mai non è stata fatta prima allora questa Che, attività. chiaramente che credibilità può avere uno, possono avere loro, che in tanti anni avrebbero potuto tenerli aperti, lasciarli fruire alla cittadinanza, invece li hanno chiusi perché chiaramente, dobbiamo dirci le cose come stanno, c'è mancata proprio la volontà politica di tenerli aperti. Cosa che Esattamente. non mancherà mai. Di questi siti dove è possibile confrontarsi, dove è possibile andarsi a fare una passeggiata, questo incentiva il benessere dei cittadini. Quindi un'amministrazione che chiude questi posti è un'amministrazione che uno non ha diciamo, cura e attenzione verso il benessere dei propri cittadini e due forse non vuole evolversi Esatto. nemmeno culturale dei propri Ma cittadini. ieri per esempio nel nostro incontro con i cittadini a Cappella abbiamo ascoltato Simone, uno dei Esatto. nostri giovani candidati, Esatto. che parlando proprio a nome dei giovani diceva proprio questo: noi giovani non abbiamo punti di aggregazione Esatto. e quindi oggi, come pure diceva Salvatore, siamo costretti a vivere una sorta di emigrazione, di mini emigrazione, perché anche per una giostrina, anche per una passeggiata e cose, i ragazzi, ma anche gli adulti, genitori con bambini, si devono recare a Bacoli, a Pozzuoli, insomma nei comuni limitrofi. Certo. Dunque, diciamo, la nostra attività amministrativa nel brevissimo periodo, dal momento dell'insediamento, sicuramente sarà volto dopo un'attività preliminare di manutenzione ordinaria e straordinaria di questi Chiaramente. siti, riaprirli e restituirli, insomma, alla società civile. Esatto. Del resto, un'altra cosa da dire è che tutto questo avviene in un comune come il nostro che è ricco di risorse anche economiche. Abbiamo detto che abbiamo un bilancio florido, ma non da ora, da diversi anni, e nonostante questo l'ex amministrazione, l'ex sindaco non è riuscito veramente a fare nulla in questi 8 anni. Nel corso degli ultimi comizi, nel corso degli ultimi incontri, lui si è giustificato parlando del Covid, della burocrazia e di tutti i problemi che ha avuto. Chiaramente gli abbiamo ricordato l'altra sera che Covid e burocrazia sono elementi comuni anche agli altri comuni, ma Esatto. mentre Monte di Procida è rimasta ferma, anzi è andata indietro, ma indietro parecchio, i comuni a noi vicini, Bacoli, Pozzuoli, ma la stessa Quarto, sono andati avanti in un modo eccezionale rispetto a noi. E questo qualcosa significa? Significa chiaramente che chi ha amministrato Monte di Procida ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza, ha fallito completamente, mentre gli altri sindaci evidentemente hanno fatto cose Diciamo che la diverse. passata amministrazione è stata caratterizzata per non avere nemmeno una visione d'insieme di tutte le Assolutamente, problematiche, perché se assolutamente. parliamo di turismo e poi non incentiviamo il commercio, cioè delle cose sono interconnesse, Ah no, chiaramente. secondo il sindaco pugliese, ricordo una sua intervista del dicembre 2015, in cui sosteneva che c'era stato, grazie a lui, in pochi mesi, un forte incremento del turismo perché erano aumentati gli incassi dei parcometri ad Acquamorta, Ah, vabbè. Allora. dimenticando tra l'altro che li aveva appena raddoppiate le cifre per i non residenti, però insomma, Saranno infatti molto contenti i residenti di Monte di ma non Procida è, per questo. certamente non è quello un parametro, cioè, i parametri
veri sono quelli tipici diciamo così, della gestione turistica. Quante persone vengono a soggiornare, quante persone vengono, Esatto. no, quante persone vengono, parcheggiano la macchina e si pigliano il traghetto per andare a Procida. Quello del turismo magari è di Mordi e Procida. fuggi. Esatto. Allora, detto questo, noi della lista Ora Monte di Procida vi invitiamo a votarci. Come diceva Henry De Luca, le parole sono importantissime nella vita e quindi soprattutto nella politica, per cui le parole vanno scelte sapientemente. Dunque, non la chiamare gente, chiamale persone, una per una. Quindi noi invitiamo tutte le persone, ogni persona di Monte di Procida, a credere in questo progetto e a votare Ora Monte di Procida con Salvatore Santolillo, sindaco. Anche perché ieri nel nostro primo incontro a Cappella, ma ne ce ne saranno altri, abbiamo dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, che abbiamo una squadra veramente forte, fatta di persone competenti, persone determinate, piene di entusiasmo, che sicuramente sapranno fare bene ogni cosa che si sono prefissi in questo programma elettorale che tutti potrete vedere. E sicuramente da questo punto di vista anche la guida di Salvatore sarà importante, perché è una persona che sa gestire bene le risorse umane e questo sarà un valore aggiunto per Monte di Procida. Grazie.